La suggestiva scenografia del vecchio porto ospiterà lo spettacolo Storie d'amore e di mare. Quando si svolgerà l'iniziativa e chi saranno i protagonisti? L'iniziativa si svolgerà mercoledì 2 agosto nella suggestiva situazione del porto di Fano, perché in realtà si vuole rievocare un mondo, delle tradizioni, una dimensione, una cultura, una coralità del mondo marinaro, e quindi attraverso il romanzo Maria Risorta di Giulio Grimaldi, che è stato il poeta di questo mondo, abbiamo pensato di portare in scena alle 19.15 del 2 agosto, portare in scena vicende di vita marinara e storie d'amore, come il titolo dice. Abbiamo molte collaborazioni, è il coro polifonico che in occasione della Festa del Mare ha voluto dare questo tocco di cultura, quella ricerca che c'è da parte anche dell'amministrazione di evocare i luoghi tipici della marineria. Attraverso la collaborazione della voce narrante dell'attore Carlo Simoni abbiamo ricostruito i quadri di vita marinara, amori, feste, una serata in osteria, matrimoni e poi le sciagure, i pettegolezzi, la paura delle sciagure marine, tutti quegli aspetti di una vita marinara che erano un tempo tipiche e che magari si stanno un po' perdendo e che vengono appunto rievocate attraverso questo romanzo. Per la direzione del maestro Francesco Santini ci saranno le collaborazioni anche del coro Gaudium Vocis di Terre Roveresche, ci sarà ancora Morena Morico al flauto, Daniele Rossi alla fisarmonica e ci sarà un intervento anche della banda Città di Fano. Carlo, a lei sarà affidata la narrazione di questo romanzo, dunque che cosa andrà a raccontare? Questa vita fino a 800, primi del 900, diciamo, insomma, come ambientazione, proprio nel canale del porto di Fano, dove Giulio Grimaldi ha seguito l'andamento, i pensieri, e proprio gli intrighi. E la cosa importante è che in questa storia, che è molto bella, potrebbe essere anche un film, è importante l'amore, la storia d'amore. Io sono qui perché amo molto la mia città, io sono fanese, quindi con passione e amore mi sono dedicato. Ma sono qui per dire che noi fanesi dobbiamo conoscere le radici della nostra storia, e questo è molto importante, perché vediamo proprio come i nostri nonni e i nostri avi vivevano questa città molto faticosa, perché la vita di un pescatore è molto pesante, può essere bellissimo, questo mare è stupendo, però può essere anche terribile con le tempeste, le onde, eccetera, e la paura verrà fuori da quello che io dirò, che leggerò, delle donne che aspettano questi loro compagni, mariti, fratelli, padri, che tornino dalle grandi pescate burrascose. Grimaldi è poco conosciuto, se non a noi marchigiani, ma la cosa che mi ha colpito molto è andato con la famiglia a Pisa, Marina di Pisa, a passare delle vacanze con moglie e figli, poi è andato a fare il mare, come possiamo fare il mare qui, il bagno al mare, ha avuto un malore ed è morto. Sono rimasto, dico come, ma poi ho guardato le date, è morto nel 1910, è andato in mare ed era proprio il 2 agosto, il giorno che noi faremo questo spettacolo, alle ore 19.15, quindi era un ragazzo, aveva 37 anni, dico tutto, quindi questo per me mi ha dato più voglia, più passione e più tenerezza.